La penuria di parcheggi è critica nei centri storici di Chioggia e di Sottomarina, ma è ancora più difficile per i residenti della zona di San Felice, che hanno ancora meno spazi disponibili. A fronte di tutto questo, diventa assolutamente comprensibile il disagio di domenica scorsa, quando alcuni residenti hanno contato ben 40 autovetture senza permesso, sicuramente di turisti, nell'unico parcheggio dei residenti, quello appunto di San Felice. Fortunatamente la polizia locale è riuscita a intervenire e dalle 20 alle 30 auto sono state stangate con una bella multa. I parcheggi a pagamento ci sono e i turisti potrebbero avvalersene senza andare a occupare i posti del San Felice. L'amministrazione comunale sta valutando di far gestire a SST il parcheggio dotandolo di cancelli automatici che possono far passare solo i residenti. Ricordiamo che il nostro comune soffre di un'importante carenza di agenti. I cancelli riservati sarebbero un'ottima soluzione che sgraverebbe gli agenti di un servizio a cui non sempre possono essere disponibili e si eliminerebbe il problema all'origine.